sua cittadinanza attiva anche a Federfarma. È un contributo importante per noi per darci le indicazioni su come legiferare, che spesso non è semplice, anche perché non siamo messi nelle condizioni di farlo con facilità, ci complicano. Quindi il vostro aiuto e il sostegno, infatti vi chiedo e vi sollecito a inviarci quanto più proposte anche emendative, perché questo ci renderà più efficienti. E parto avevo sentito molti discorsi interessantissimi e io mi scuso anche per il ritardo, ma c'era un convegno questa mattina sulla sperimentazione animale, che è un tema che sento particolarmente, e tra parentesi si collega anche con la ricerca farmaceutica e l'efficacia dei farmaci, dove spesso noi vediamo che quando il farmaco viene ritirato dal commercio dopo anni, perché giustamente la sicurezza del farmaco è data dal tempo d'uso, no? Perché noi abbiamo più dati possibili. E voglio partire proprio da questo, per dire che è vero, noi dobbiamo ridurre, come abbiamo il titolo quinto, lo riprendiamo, organizzare meglio, ottimizzare meglio i piani di rientro, poi piani di rientro bisogna anche vedere, perché poi di fatto le regioni meno virtuose sono quelle che spesso hanno avuto di più, e invece quelle che sono state attente, tra virgolette, poi si sono riviste con lo storico a ricevere meno, no? Però al di là di questo invece è importante che sia capillare il feedback al contrario, cioè tutte le volte che noi emendiamo, decidiamo, organizziamo la sanità a livello nazionale, noi dobbiamo far tesoro della raccolta di tutte le situazioni specifiche, diffuse, diverse. Questo lo possiamo fare tramite, sicuramente incentivando associazioni tipo cittadinanza attiva, ma anche ad esempio organizzandoci meglio, ho già detto forse un'altra volta il discorso informatico, del coinvolgere ad esempio la farmacia come riferimento puntuale diffuso e facilità d'accesso per il cittadino. Cioè il cittadino ha difficoltà delle volte a vedere diagnosi ritardate, vede errori, spesso ha difficoltà anche a essere informato, forse potrebbe far di più anche il Ministero, potremmo far tutti per fare una prevenzione attiva basata anche molto sull'informazione, però spesso ha difficoltà a capire a chi si deve rivolgere quando ha un problema, ha difficoltà a sapere a chi lo deve comunicare. Allora io, secondo me, mi piacerebbe che le farmacie diventassero un punto di riferimento. E perché le farmacie? Perché le farmacie sono dislocate ubiquitariamente nel territorio, per cui noi, se le facciamo come veicolo di dei point di riferimento per veicolare anche da parte non solo dei medici di famiglia, che quello lo faremo e lo fanno, no? Anche per altri programmi più organizzati, ma proprio del cittadino. E con informare dove deve andare, come, e poter anche fare una raccolta di dati. Questo secondo me può essere molto utile, perché appunto l'organizzazione e la sintesi si arriva tramite l'analisi delle differenze specifiche nel territorio, che spesso sono anche molto diverse. Quindi io, ci sarebbero tante cose da dire, ma i tempi e tutto non mi consentono di dire di spiegare, spero che ci siano sicuramente altre occasioni, e quindi mi limitavo a ringraziare e a continuare queste collaborazioni, queste interfacce, perché le cose oggi si fanno non per bandiera politica, ma per obiettivo, e l'obiettivo, quando è ben studiato così, spesso non è dissimile da una posizione o dall'altra. Oggi più che mai dovremmo concentrarsi con delle procedure e degli obiettivi precisi, con date precise, perché se no ci ritroviamo sempre poi di fatto che sì, siamo andati avanti per un po' di cose, ma alla fine discutiamo sempre delle stesse cose. L'ultima cosa che volevo dire è che in effetti si bada alla spesa farmaceutica, perché forse quella è quella più tangibile, ma diritto alla salute significa tutta una serie di situazioni, di assistenze, mi riferisco alle patologie gravi, alle spese ad esempio dell'assistenza indirette, della casa, così, e anche lì è un margine di spesa che spesso non è ben quantificabile, invece noi dovremmo arrivare a capire quanto possiamo dare veramente di disponibilità.
possibilità di impegnare risorse per ciascun cittadino e quello garantirlo. Se dobbiamo fare economia non lo possiamo fare più nella sanità, perché secondo me tutto quello che doveva dare l'ha dato. Cioè noi abbiamo gli sprechi e continuano, ma non sono da ridurli, sono da ridistribuire dove serve di più. Grazie, Sonia, grazie.